Prima era un ambiente freddo con le grate in piena evidenza. Oggi è uno spazio accogliente, adeguato ai bambini che vanno in carcere a trovare il papà detenuto. Per volontà della direttrice Stefania Mussio, grazie ad una cordata di solidarietà fatta del contributo di cittadini, associazioni e imprese che hanno fornito i materiali, nonché con il lavoro dei detenuti, alla casa circondariale di Sondrio è nata la stanza Familiarità, un luogo dove rafforzare i legami familiari che l'allontanamento di un genitore può incrinare. Si tratta quindi della possibilità di far incontrare in una maniera dignitosa genitori detenuti e figli di genitori detenuti. È importante, ripeto, per dare concretezza a un diritto che è previsto nelle convenzioni, nelle fonti internazionali e guarda caso è stato ribadito proprio da una recentissima risoluzione del Parlamento europeo. Penso che il principale fabbisogno sia quello di mantenere una relazione, nonostante la distanza, mantenere un legame. Il legame con il proprio familiare è la condizione per mantenere anche quel livello di umanità minimo che ti permette di qualificarti tale, almeno questo è quello che le persone dicono. E l'altro bisogno è quello di gestire e di praticare questo legame in un ambiente decoroso. Spesso si hanno degli ostacoli quando si ha i genitori in carcere, si ha degli ostacoli che sono normati purtroppo per il fatto che non puoi vederli giustamente tutti i giorni. E allora quelle volte che riesci a vedere il genitore lo deve vedere in uno spazio che non è, che allontani quello che è la bruttura del carcere, ma che sia uno spazio, diciamo, più congeniale a riprendere spesso un rapporto fra padre e figlio. Sembra di entrare in un'altra dimensione, in un altro spazio. I colori sono cambiati, l'arredamento è cambiato, il clima è cambiato soprattutto. Mi viene da dire che quello che facevo, su cui facevo risorsa prima era la mia persona esclusivamente. Ora anche il contesto aiuta e facilita il dialogo e l'ascolto di queste persone.